Una vacanza senza auto è possibile solo se si ha voglia di faticare un po', ad esempio nelle nostre bellissime montagne. L'unica cosa potrebbe essere il tempo, che potrebbe guastare un po' la vacanza. Avventurarsi su due ruote fra i sentieri della Val di Sole in Trentino è un'esperienza che lascia sempre il segno. C'è un paesaggio bellissimo in Val di Sole, ci sono un sacco di percorsi sia a piedi che in mountain bike. Tanti turisti che in sella alle mountain bike macinano chilometri a stretto contatto con la natura. Ogni percorso ha un diverso grado di difficoltà, occasione ghiotta anche per i principianti rapiti dalla magia di queste riserve bagnate dal fiume Noce. Sembra che il tempo si sia fermato, trovi la tranquillità, la pace. Salire in quota e praticare sport qui in Val di Rabbi significa anche sposare progetti di sensibilizzazione ambientale. Obiettivo? Una vacanza senza auto. Mobilità sostenibile, la parola chiave. La valle si può raggiungere con navette e con mezzi alternativi alle macchine. La Val di Rabbi è il cuore verde della Val di Sole, qui nel Parco Nazionale dello Stelvio, quest'anno raggiungibile anche grazie a un nuovissimo servizio di mobilità che limita l'utilizzo dell'auto perché l'esperienza di vacanza dell'ospite sia sostenibile. Il territorio si lega anche a una vasta offerta gastronomica, come la produzione dei formaggi, fiore all'occhiello dell'economia locale. Beh, abbiamo il casolet, che è il formaggio tipico della Val di Sole, e poi abbiamo il nostrano di Malga, che sono i due formaggi principe della Val di Sole. Qui ogni anno, al primo lunedì di settembre, facciamo un'asta di formaggi di Malga con forno da 1 a 10 anni. Camminate e tanto relax. Binomio perfetto.